Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo parlando di occupazione e dunque a tal proposito una bella notizia perché Thales e Tecne trovano l'accordo sull'insediamento di Chieti e non ci sarà nessun trasferimento dei lavoratori appunto della Thales che possono restare a Chieti. Sospeso lo sciopero e l'occupazione della fabbrica. 53 giorni di sciopero, un presidio fisso, la Pasqua celebrata con le famiglie riunite in sala mensa. La storia della Thales ora volge a un lieto fine. Tutto era iniziato il 22 marzo scorso, quando la società francese aveva palesato l'intenzione di chiudere la sede di Chieti Scalo, offrendo ai lavoratori la possibilità di essere ricollocati in altre due sedi al nord. Da lì in poi tanti appuntamenti mancati tra sindacati e proprietà, che mai erano riusciti a trovare una concertazione sul destino di un centinaio di dipendenti. Neanche gli incentivi proposti dal management erano stati utili a risolvere la situazione. Ad intervenire nella questione poi c'era stata anche l'opera del vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che aveva cercato di dare incentivi alla società francese garantendo così una solidità economica, visto che lamentava proprio difficoltà su quel versante. Dall'altra parte la consapevolezza che quell'azienda dagli anni 70 aveva rappresentato l'eccellenza nella produzione di componenti radio per la difesa. Nella giornata di venerdì 13 maggio la svolta. È arrivata in tarda serata la firma dell'accordo sindacale grazie all'arrivo di una società interessata ad acquisire la sede di Chieti Scalo. Si tratta della Tecne di Poggiofiorito, che acquisirà anche buona parte dei lavoratori Thales, mentre i restanti saranno inglobati nella società malese Sapura, alla quale Thales ha ceduto un ramo d'azienda. Un lieto fine sancito dai cancelli chiusi. Questa mattina infatti nella sede di Via Mattei non compaiono più le bandiere delle sigle sindacali, porte chiuse nella sala presidiata per quasi due mesi e la notizia di una nuova era per una storica sede e i suoi lavoratori. Neanche l'interpello fatto al Ministero del Lavoro dagli ex interinali di Attiva ha prodotto il risultato sperato dai 70 lavoratori che aspettano di riottenere il posto di lavoro. Il Ministro rinvia alle sedi giudiziarie l'onere di decidere sul caso che tiene dal mese di gennaio questi lavoratori in presidio fisso davanti al Comune di Pescara. Non c'è ancora soluzione per gli ex interinali di Attiva che da gennaio protestano per la perdita della propria occupazione. Tra i tentativi messi in campo dai 70 lavoratori, ultimo in ordine di tempo l'interpello rivolto al Ministero del Lavoro, che proprio ieri ha avuto risposta. Il Ministero declina le sedi giudiziarie il compito di decidere e qualcuno dice questa notizia presagisce la fine di ogni speranza. I lavoratori invece smentiscono tutto e puntano sulla discussione in tribunale di ogni singolo caso. La nostra prima strada è il ricorso in tribunale, noi su quello facciamo affidamento al 100%. Poi a chi dice che l'esito dell'interpello sia una brutta notizia per noi, io rispondo che anzi è una buona notizia, perché se fosse vero la teoria del Comune che per rientrare dentro Attiva si necessita di una selezione pubblica, il Ministero avrebbe dovuto avallare questa teoria. Il Ministero del Lavoro non si pronuncia nel merito dell'interpello, trincerandosi dietro presunte questioni e ragioni di opportunità. Mi sarebbe utile capire se queste ragioni di opportunità siano di natura giuridica o di natura politica o di altra natura, insomma. Maggio è il mese in cui sono iniziate le cause intentate dagli ex interinali di Attiva e in alcuni casi sono già state effettuate le prime udienze. Il quadro da questo punto di vista come si prospetta? Noi andremo a sostenere le tesi che abbiamo sempre sostenuto, e cioè della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, chiedendo al giudice la conversione, quale sanzione della nullità, la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono stati 130 i lavoratori che hanno detto sì all'accordo per la solidarietà che sblocca la vertenza Team. Restano i dubbi sull'efficacia e sulla sostenibilità del servizio. Contratti di solidarietà per un anno con il salvataggio dei colleghi immessi in una procedura di mobilità e una solidarietà proporzionale 3,8% del monte ore per gli operai, dal 5 al 7% per gli impiegati del quarto livello
fino al 15% per gli impiegati dal quarto livello in su. Con 130 voti favorevoli, uno contrario e 19 assenti, passa l'accordo per la vertenza della Team, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Teramo. In ballo ci sono alcune ore lavorative al mese, alle quali a turno gli uomini della Team dovranno rinunciare per compensare 350-400 euro mensili di disequilibrio economico. I sindacati, spiegando il successo, rivolgono lo sguardo ai dirigenti in modo che anche loro facciano un piccolo sforzo decurtandosi parte dello stipendio. Amedeo Marcattili della CGIL parla di responsabilità che gli altri, dinanzi a questa manifestazione di unione e fermezza, debbono assumersi. Però la Team deve cambiare registro, continua il sindacalista. Perché i lavoratori hanno già posto sul tavolo delle questioni inerenti all'organizzazione del lavoro, dal momento che con i giorni di solidarietà che impediscono gli straordinari c'è il punto di interrogativo su come farà Via Delfico a garantire tutti i servizi. Ma restano in piedi anche tutta una serie di problematiche che vengono poste dai sindacati e ai dirigenti della Team. Teramo andrà incontro ad un problema che riguarda la garanzia del servizio di raccolta. La forza lavoro è sotto organico e i mezzi sono usurati. Dunque urge un cambiamento di rotta, altrimenti si creeranno gravi problemi alla cittadinanza. Con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza un uomo di Avezzano di 40 anni e due nordafricani di 26 e 21 anni. Le Fiamme Gialle di Avezzano, coordinate dal capitano Giovanni Antonio Marra, anche grazie all'ausilio di una unità cinofila, hanno prima intercettato i tre e poi, nel corso di una perquisizione, hanno sequestrato oltre 50 grammi di cocaina e vari grammi di sostanza da taglio, oltre che 500 euro in contanti. I tre sono stati rinchiusi nel carcere di San Nicola di Avezzano in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. L'inchiesta, che ha coinvolto anche tre persone denunciate, è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato. E poi ancora un romeno di 40 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere precipitato dal balcone al terzo piano di una palazzina di via Nora nel quartiere di Rancitelli. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'uomo, probabilmente ubriaco, sarebbe caduto accidentalmente da un'altezza di circa 9 metri. L'episodio si è verificato attorno all'1:30 della notte. Lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno subito trasportato il quarantenne in ospedale. Ha riportato un grave politrauma ed è ricoverato in prognosi riservata al reparto di chirurgia. Intervenuto anche il personale della squadra volante che si sta occupando degli accertamenti. L'uomo vive in un appartamento in affitto insieme alla moglie. Ed ora ci trasferiamo all'Aquila. C'è mancanza di chiarezza nelle scelte infrastrutturali che riguardano i comuni del cratere. La denuncia questa mattina da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Mancanza di trasparenza e partecipazione nelle scelte infrastrutturali dell'amministrazione comunale e della regione nel cratere. E questa è la denuncia che fa il Movimento 5 Stelle dell'Aquila. I grillini si riferiscono in particolare a opere strategiche come la variante sud, la razionalizzazione e velocizzazione della ferrovia, la pista ciclabile lungo la Terno, nonché il recupero delle mura del centro storico. Si tratta di temi di grande rilevanza che avrebbero meritato una riflessione organica, dicono. Si è di fatto invece delineato un piano strutturale per il cratere all'insaputa dei comuni ma anche della popolazione, pretendendo di passare alla fase esecutiva con procedure di dubbia democrazia e legittimità. Le opere che, come vedete qui, che sono state messe in esposizione sono previste per il nostro territorio, previste in modo disorganico, neppure collegate tra loro e con una assenza assoluta di confronto con la cittadinanza, cioè stiamo continuando ad agire sulla linea renziana dell'imposizione di opere senza confronto e senza ascolto di quello che è il territorio. Noi richiediamo
all'amministrazione regionale e a quella comunale di aprire un dibattito serio su questi temi. O qui alla regione, al mega parcheggio, all'ex psichiatrico, che sono tre punti direzionali, questa è la zona più vicina dove passa sia la ferrovia che la pista ciclabile e non c'è un'opportunità di accesso immediata nei confronti di quelle strutture portanti. Quindi è un errore madornale, mentre c'è questo megaponte che è pure un'altra opera terrificante e le ferrovie dello Stato invece individuano degli attraversamenti molto più modesti, molto più opportuni e ordinari proprio sul rettilineo di Bagno, qui a Molino, sempre alla zona di Martini, con un ponte di attraversamento, addirittura qui alle 99 Cannelle, come vedete, c'è un tracciato del tutto alternativo al megaponte. Una donna di 86 anni di Pescara è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale del capoluogo adriatico per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto in via Nazionale Adriatica Nord nei pressi del centro commerciale Il Delfino. Secondo la prima ricostruzione l'anziana si stava spostando sulle strisce pedonali dal marciapiede lato mare a quello lato Monti quando è stata travolta da una Mercedes classe A guidata da un 62enne di Pescara. Soccorsa, l'anziana è stata trasportata in ospedale, i medici si sono riservati la prognosi, dei rilievi si è occupata la Polizia Municipale di Pescara. Domenica da Bollino Nero per la circolazione su A24 e A25, la concessionaria autostradale Strada dei Parchi informa che nella giornata di domani, domenica 15 maggio, potranno verificarsi disagi presso i caselli delle autostrade A24, Roma, L'Aquila, Teramo e A25, Torano, Pescara, per uno sciopero proclamato dalle rappresentanze sindacali aziendali. Ed ora torniamo a L'Aquila per parlare di una particolare iniziativa, Due Passi in Centro. Anche il centro dell'Aquila è stato toccato dall'iniziativa Due Passi in Centro, una campagna organizzata da Senior Italia Federanziani in 80 città su tutto il territorio nazionale, che ha lo scopo di promuovere l'attività fisica e il miglioramento dello stato di salute e della qualità della vita dei senior. Un'occasione per trasmettere il concetto della salute attraverso il movimento, unito alla socializzazione della camminata, che risulta a volte un mezzo per evitare la solitudine. Alla fine della passeggiata si è svolto il convegno in cui i medici dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila hanno spiegato la relazione che esiste tra il movimento e la salute negli anziani. Dunque, L'Aquila ha una valenza non doppia, triplice in questo caso. Noi questa iniziativa l'abbiamo fatta, la stiamo anzi facendo in 80 province italiane. Confesso che l'indicazione nazionale è stata di farla anche all'Aquila, l'avevamo già fatta a Pescara. Se mi avessero detto di non farla l'avrei fatta comunque io. Perché Due Passi in Centro all'Aquila significa riportare un sorriso tra le ferite. Cioè, questa città che io ho rivisto in centro ieri sera è una città commovente, quantomeno lo è il centro storico ma anche il resto. Questa passeggiata simbolica stamattina a me ha messo allegria e mi ha fatto pensare che in tempi brevi, molto brevi, lo splendore di questo pezzo di strada che forse è proprio il simbolo dell'Aquila tornerà a sorridere anche grazie ai nostri anziani. Si terrà domani alle 18 al Mumi di Francavilla al Mare il convegno organizzato dal Kiwanis Club incentrato sul tema della tutela della famiglia. Abbiamo organizzato questo convegno per questa domenica con inizio alle ore 18 presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare dal titolo La famiglia, il cuore della società. Un appuntamento importante perché riteniamo che le tematiche in materia di famiglia siano centrali e prioritarie soprattutto in questo momento storico, in questa fase storica. Dicevamo un appuntamento importante che peraltro avrà dei relatori di assoluto rilievo, aprirà il convegno l'assessore regionale alle politiche sociali della Regione Abruzzo, Marinella Scocco, e poi ci saranno Angela Rossi, che è docente di sociologia presso l'Istituto Tognolo di Pescara, sociologia dell'educazione, poi c'è l'avvocato Rossella Piccone, che è mediatrice familiare, e Nicola Trifoggi, già procuratore della Repubblica. Poi al termine del convegno ci sarà un momento artistico e musicale con l'attore e regista Edoardo Siravo, nonché il maestro Davide Cavuti, che è un importante compositore per il cinema e per il teatro,
e che quindi, diciamo, animerà la fase immediatamente successiva al convegno. Si conclude domani la 3 giorni dedicata ai fiori e ai sapori d'Abruzzo in scena a Villa Reia di Cepagatti. La mostra mercato, giunta all'ottava edizione, ha visto quest'anno una importante partecipazione. L'ottava edizione della mostra mercato del fiore e dei sapori d'Abruzzo a Villa Reia di Cepagatti si apre in uno scenario caratterizzato da colori, artigiani all'opera, scolaresche in visita ai laboratori didattici e una filiera di produttori intenti a raccontare la propria arte. A partecipare alla 3 giorni che si concluderà domenica 15 maggio col Diretti, CIA, il comune di Guardia Grele, la Camera di Commercio di Pescara, Regione Abruzzo e tanti visitatori in cerca di atmosfera. Sfere quasi dimenticate. La mattinata la dedichiamo sempre ai ragazzi, abbiamo ospitato ieri 20 classi e oggi altre 20 classi di ragazzi provenienti dagli istituti dei comuni limitrofi che sono molto interessati a scoprire questo mondo e il mondo anche dell'artigianato. Abbiamo agricoltori e artigiani che preparano e mostrano agli alunni delle elementari, delle medie e delle superiori come riuscire a realizzare un prodotto. Dalla produzione del miele magistralmente raccontata ai piccoli studenti delle scuole primarie, fino alla realizzazione dell'antica arte del pane, offrendo agli attenti ascoltatori anche la possibilità di sporcarsi le mani. Ad ospitare la mostra mercato del fiore, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, che racconta in un weekend l'importanza di un mestiere antico e indispensabile come quello dell'agricoltore. E questo lavoro ci ha portato appunto al coinvolgimento di diverse associazioni di categoria, dell'Ordine degli Agrotecnici che adesso sta svolgendo proprio in questo momento un convegno dedicato all'agricoltura bio, quindi un lavoro preparatorio che ci ha portato a questi 3 giorni di mostra. Stiamo avendo una buona risposta dal pubblico e dalle scuole appunto. Ed ora apriamo la pagina sportiva con i risultati della penultima giornata di Serie B. È stato un sabato agrodolce, trionfale per il Pescara che mantiene il terzo posto, amaro per la Virtus Lanciano nel finale raggiunta dalla Ternana e si complica la strada che porta verso la salvezza. Ascoli Livorno 1-3, Brescia Bari 2-3, Cagliari Salernitana 3-0, Cesena Novara 1-0, Como Spezia il posticipo di domani ore 17:30. Latina Vicenza 2-1, Modena Pescara 2-5, Perugia Provercelli 1-2, Trapani Crotone 3-0, Virtus Entella Avellino 4-0, Virtus Lanciano Ternana 1-1. Classifica. In testa ora c'è il Cagliari con 80 punti, superato il Crotone a quota 79. Il Pescara resta al terzo posto, 71 punti, distanze invariate con Trapani 70 e Bari 68, tutte vincenti. Lo Spezia giocherà domani, nel frattempo la squadra di Di Carlo viene agganciata dal Cesena 65 punti. La Virtus Entella ritorna in zona playoff 64 a spese del Novara che ne resta fuori a quota 62. Poi Perugia e Brescia 54, Ternana 50. Avellino 49, Vicenza 48, Provercelli e Ascoli 46, Latina 45, Virtus Lanciano in zona play-out 43 punti, Modena e Salernitana 42 punti, ma al momento Modena nella zona play-out, Salernitana in zona retrocessione, Livorno a quota 41 ma con speranze ancora di fare i play-out e ci sarà venerdì proprio il match dell'Ardenza contro la Virtus Lanciano, chiude il Como con 30 punti, ma riviviamo le fasi salienti di questo straordinario successo del Pescara sul campo di un Modena che si giocava tante delle sue speranze di salvezza, un successo in rimonta, protagonista il tridente offensivo, tutto il tridente offensivo schierato da Massimo Oddo, vediamo. Il Pescara va come un treno e passa al Braglia di Modena per 5-2 al termine di una gara dalle mille emozioni. Non è stata una passeggiata quella sulla Via Emilia per i biancazzurri che hanno saputo stringere i denti e piazzare poi i colpi decisivi. Grande gioia al 91esimo per il popolo biancazzurro che già pregusta il terzo posto. Padroni di casa in campo con un 4-3-1-2 con Granoce e Luppi di punta, assenti Giorico e Belingheri. Biancazzurri con la stessa formazione che ha battuto il Lanciano sugli spalti 9.000 spettatori con un migliaio di supporters pescari.
pescaresi giunti in Emilia con ogni mezzo. Al secondo minuto angolo di Caprari e tiro al volo di poco alto di Fornasier, al quinto uscita con i pugni di Fiorillo su cross di Rubin. All'ottavo però arriva la doccia gelata per il Pescara con il gran gol di Bentivoglio dai 25 metri dopo una respinta difettosa della difesa adriatica. Gara in salita per i ragazzi di Massimoddo che cercano subito di reagire scoprendosi e correndo qualche rischio in difesa con Granoce e Luppi sempre in agguato. La gara non regala pause visto che al 18esimo sugli sviluppi di un angolo è Verre di testa ad alzare sopra la traversa. Ghiottissima l'occasione del 19esimo quando Benalì mette un pallone d'oro sulla testa di Lapadula che a due passi da Manfredini incorna centralmente permettendo la parata dell'estremo canarino. Passa un minuto e Vitturini serve in area Benalì che conclude con la respinta della difesa modenese in calcio d'angolo. I ragazzi di Oddo premono ancora ma rischiano tantissimo al 22esimo quando Luppi di testa chiama al miracolo in calcio d'angolo Vincenzo Fiorillo. La formazione abruzzese attacca e al 31esimo in Memusciai a far correre un brivido alla difesa canarina che al 35esimo cade sotto i colpi di Caprari che salta avversari come Birilli e mette di potenza alle spalle di Manfredini facendo esplodere la gioia dei 1000 tifosi pescaresi al seguito. I biancazzurri ci credono e al 39esimo in Lapadula su punizione a mandare di poco al lato. Nella ripresa pronti via e Pescara in vantaggio con Benalì che dopo un batti e ribatti mette all'incrocio alle spalle dell'incolpevole Manfredini. Ma la gioia del vantaggio pescarese dura una manciata di minuti perché al sesto Luppi di testa approfitta di una indecisione della difesa adriatica segnando il gol del 2-2. Per il Pescara è tutto da rifare con la gara che regala emozioni in serie e fra un attacco e l'altro al 19esimo arriva in mischia il gol del 3-2 di Lapadula fra le proteste modenesi per un tocco con la mano che probabilmente c'è. Per il bomber pescarese arriva la 25esima rete stagionale con la maglia biancazzurra. Il Modena non ci sta e al 21esimo c'è un colpo di testa del neo entrato stanco con la parata di Fiorillo. Al 22esimo Verre in contropiede si divora il 4-2 con un tiro di poco sopra la traversa. La gara resta apertissima e al 28esimo c'è da segnalare l'espulsione per doppio giallo di Marzorati che va a cinturare Lapadula lanciato a rete. Il Modena resta in 10 e crolla visto che poi al 36esimo Memusciai firma il poker per la chiusura virtuale della gara. Nel finale con la squadra di casa ormai alle corde arriva anche la cinquina firmata ancora da Gianluca Lapadula che raggiunge quota 26 reti. Per il Pescara e l'apoteosi i tifosi sono in festa con il pensiero che va già alla gara di venerdì prossimo con il Latina. E andiamo nella mix zone del Braglia per ascoltare il tecnico biancazzurro Massimo Oddo, il capocannoniere della B Gianluca Lapadula che tra gli altri dedica la sua doppietta all'ex DS del Teramo, nonché il suo grande scopritore Marcello Di Giuseppe e poi il tecnico dei Canarini, l'ex Cristiano Bergodi. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo preso il primo gol dove non potevamo fare nulla, una prodezza di Bentivoglio. Però poi abbiamo reagito subito, siamo andati in difficoltà un attimino nel primo tempo, i primi 10 minuti perché era un po' troppo lunghe, con l'unico trequartista non riusciamo ad arrivare bene, poi abbiamo corretto un po' il tiro, quando siamo messi sul 2-1 abbiamo ripreso un po' in mano le redini del gioco, poi alla fine insomma tutto sommato una vittoria meritata. Dai ragazzi ho detto che non dovevamo snaturarci, questo gli ho detto tra il primo e il secondo tempo perché tutte le volte che siamo stati pericolosi nel primo tempo l'abbiamo fatto palla a terra, quindi abbiamo continuato a giocare, ma è quello che dobbiamo fare in qualsiasi situazione di gioco perché è quello che ci riesce meglio. Al di là della sincerità penso che parli il video, nel senso se rivedi il video c'è limpido proprio il tocco di mano, lo ammetto, ma comunque sarebbe stato... Maradona ci ha vinto un mondiale. Lo so, io non è che l'ho fatto intenzionalmente, mi è rimbalzato, l'ho trovato sulla mano e ho fatto gol pure di mano, ecco, questo mi mancava. Gianluca, per chiudere, ultimissima anche da parte mia, due gol, una dedica e poi due parole su questi tifosi che oggi vi hanno seguito in massa qui a Modena. Sì, veramente ha fatto molto piacere vedere tutta questa gente. Questi due gol li voglio dedicare a due persone che mi stanno vicino veramente tanto. Il primo è Gianluca Libertazzi che prima di essere mia gente è un amico di famiglia e poi ha un altro amico come Marcello Di Giuseppe. Sicuramente la mia squadra aveva cominciato bene e credo che abbia tenuto testa a una squadra importante come diceva lei, con grande qualità, con giocatori che in ogni reparto hanno molta qualità e quindi in questo senso qua siamo riusciti a fare una buona gara, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo subito l'1-2 del Pescara a cavallo del primo tempo, alla fine del primo tempo noi potevamo anche, secondo me, dopo abbiamo reagito bene, 2-2 e poi
porta da Pondo, ma anche tirato in porta con Luppi, un'azione pericolosa, poi un peccato aver subito il gol del 3-2 e diciamo insomma non so se è stato poi così regolare perché mi dicono con le mani. Lo ha messo la Padula in diretta. Ah, va bene, poteva, vabbè, lasciamo stare. No, perché i ragazzi, sì, no, infatti, certo, no, perché i ragazzi erano convinti di quello che era successo. E ora vediamo quello che è accaduto al Guido Biondi di Lanciano con una Virtus in vantaggio per quasi tutta la partita, ma beffata in maniera clamorosa proprio nell'ultimo dei 5 minuti di recupero. Finisce 1-1 con la Ternana, il servizio e poi le dichiarazioni a caldo del tecnico Primo Maragliulo. Ognuno è artefice del proprio destino, infatti è il destino dei rossoneri. Se lo tracciano da soli i frentani nell'ultimo minuto e mezzo dei 5 di recupero della ripresa buttando alle ortiche una situazione di salvezza che passa dalla probabilità possibile a quella inverosimile. Il bello è anche il brutto del calcio con i frentani che pareggiano l'ultima sfida in casa contro la Ternana con più di un aggravante, quella di non aver saputo chiudere la sfida, di aver giocato un secondo tempo con troppa sufficienza e soprattutto di non aver gestito l'ultimo arco della contesa in superiorità numerica. Per i rossoneri a metà campo tocca Giandonato, in difesa torna Menta, Marilungo è regolarmente in campo, Breda risparmia Valiant in difesa e concede un'occasione a Sernicola. I frentani devono vincere, il resto non può essere nemmeno preso in considerazione. Ottavo minuto, brivido per la Virtus, Ceravolo prende il tempo a Rigione e spara in rete ma va ad impattare la parte esterna della porta. Quattordicesimo, punizione di Giandonato in area di rigore, Amenta fa l'assist per Rigione che prova a spedire in rete ma Gonzales salva. Sedicesimo, Giandonato pennella una punizione in area, impatta la sfera a volo Marilungo che mette le cose in chiaro scaraventando la palla in rete, 1-0 e gara che si mette in discesa per i frentani. 29esimo, si rivede la Ternana con una conclusione da fuori area di Palumbo, ben attutita, impresa bassa da Cragno. 31esimo, scambio Ferrari di Francesco con quest'ultimo che entra in area e spara a rete ma Mazzone gli chiude lo specchio. 39esimo, palla lunga che scavalca la retroguardia del Lanciano, sfera per Furlan che al cospetto di Cragno lascia partire un tiro incrociato che si stampa sul palo e sul successivo tentativo è Belloni a chiamare all'intervento provvidenziale l'estremo difensore di casa. Finale dunque di prima frazione col brivido per i rossoneri. Nella ripresa Breda cambia subito qualcosa, avvio deciso del Lanciano ma senza gli acuti necessari, infatti il primo quarto d'ora scorre via senza nulla di particolare. 25esimo, Cragno offre una palla vitale che gli viene sottratta da Avenatti che prova la conclusione dalla distanza ma l'estremo difensore virtussino respinge, il Lanciano rischia troppo. Al 35esimo, palla lunghissima rilanciata per gli avanti della Ternana, Cragno deve uscire al limite dell'area in due tempi e disinnescare l'insidia. 40esimo, occasione per il raddoppio, palla sventagliata per Turchi che catapulta subito la sfera nel cuore dell'area di rigore ma Ferrari, probabilmente disturbato da Di Francesco, spara clamorosamente alto a due passi dalla linea della porta. Poi scende il gelo proprio quando il Biondi era pronto ad esultare. Di Matteo commette un fallo alla tre quarti, punizione per la Ternana in area, palla spizzata da Ceravolo per Valiant che solo soletto spara in rete. 1-1 e game over per i frentani che ora sono attesi da un'impresa epica, ma non c'è alternativa. In questo momento siamo tutti sotto shock, però io non posso assolutamente dimenticare, lo dico per l'ennesima volta, che quello che abbiamo fatto per arrivare fino a questo punto è veramente tanto. Io quando sono arrivato, vi dovete ricordare che ho detto ci giocheremo la salvezza fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Noi adesso dobbiamo prendere atto di quello che è successo, non lo voleva nessuno perché la squadra ha giocato la partita quasi perfetta, aveva il risultato in mano, in tutta la partita aveva sbagliato solo una volta quando Salviato ha fatto il retropassaggio a Cragno e Furlan ha preso il palo, per il resto abbiamo avuto sempre la partita sotto controllo. Quest'ultimo minuto è irraccontabile perché sinceramente penso che non ci sia altro da dire, lo avete visto tutti quanti. Però c'è ancora una partita, c'è una partita, dobbiamo raccogliere le nostre energie, le nostre forze perché
abbiamo secondo me ancora tutte le possibilità per salvarci. È difficile, li ho visti chiaramente, c'era tanto sconforto, non vi nascondo che anche da parte mia inizialmente, perché quello che è successo è veramente, veramente pazzesco, però mi è bastato qualche minuto per rinsavire e dire le stesse cose, le cose che sto dicendo a voi dopo un po' le ho dette anche ai ragazzi, e cominciamo da qui. È tutto per questa seconda edizione del TG6, che però torna alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.